in Piemonte concretamente il proprio disaccordo nei confronti delle decisioni governative? Lo abbiamo dimostrato attraverso decine di riunioni di conferenza delle regioni, prese di posizione direttamente con i vari ministri interessati, attraverso lettere all'ex presidente del Consiglio, che però non hanno portato a grandi risultati, perché noi abbiamo due temi. Uno è l'impossibilità di continuare a dire al venerdì sera se uno sarà giallo, rosso o di un altro colore a 24 ore dall'inizio dell'operatività dell'ordinanza, e la seconda cosa i ristori che fino adesso erano solo annunciati e non erano mai realizzati. Quindi noi abbiamo preso una posizione molto dura, sempre in modo sabaudo, perché noi siamo uomini e donne impegnate nelle istituzioni, quindi rispettiamo le istituzioni, ma non vuol dire non far sentire la propria voce e soprattutto non vuol dire fare la propria parte, tant'è che noi venerdì scorso abbiamo deliberato i primi 10 milioni di euro per questo mondo, che è un mondo che merita rispetto al pari di qualsiasi azienda in crisi, per la quale giustamente scendiamo in piazza, e scendiamo in piazza anche per loro. Quindi c'è un piano ristori organizzato e completo che entrerà in vigore da qui a poco? Quello regionale sì, perché dipende da noi, lo facciamo con risorse certe che abbiamo impegnato al 31 di dicembre, proprio per poterli poi andare a destinare nel corso delle prime settimane dell'anno. Il piano del governo al momento è annunciato, però io ho molta fiducia in questo cambio di governo. Il nuovo ministro del turismo Garavaglia e il presidente Draghi hanno comunicato che nelle prossime ore i ristori saranno certi, ma soprattutto immediati. Si parla del modello francese, vuol dire che per tutto il mondo degli impiantisti, cioè dei gestori degli impianti, ci sarà un calcolo sulla base dei costi fissi, che però viene considerato soddisfacente anche dalla categoria, quindi siamo fiduciosi, però fiduciosi ma guardinghi, nel senso che non chiudiamo gli occhi, li teniamo tutti e due ben aperti, pronti a dire grazie come nella nostra tradizione, ma pronti anche ad arrabbiarci se questo non sarà poi realtà.